Siamo davanti al palazzo in cui sono stati firmati i patti lateranensi che rilanciano il rapporto Stato-Chiesa nel 1928. Adesso vi mostro il palazzo. Non cade a pezzi? Strano, no? Che non cade a pezzi. Oh, guardate dietro di me, un obelisco. Strano anche questo da vedere. Obelischi a Roma non ce ne sono. Ora ci dirigiamo, dove ci dirigiamo, signora guida? La chiesa, la Basilica di San Giovanni Laterano. La Scala Santa. Scala Santa, la scala dove si dice sia salito Gesù per arrivare da Ponzio Pilato. Bene, quindi ci dirigiamo qui, per l'angolo della cultura è tutto. Ci vediamo al prossimo episodio. Ecco qui che ci stiamo avvicinando a San Giovanni il Laterano, guardate, ammirate tutto il suo splendore. Adesso ammirate il mio splendore, ammirate lo splendore e confrontate chi è il più bello. C'è da dire che è imponente. Devi prendere il mio strato Marco. No. Io sono imponente. È imponente. Non si può dire che non lo sia. Lei cosa ne pensa? Bella. E lei, signora guida, cosa ne pensa? È stata rifatta la facciata e la basilica rata. Di sicuro è stata rifatta, sennò adesso sarebbe un cumulo di macerie. Ammiriamo in versione. Tanto vediamo. È dedicata a San Giovanni Battista e San Giovanni Evangelista. Solo noi nel tour Viaggi Giovani in tre non ci facciamo mancare niente. Vuoi entrare? Dobbiamo andare di là. Vogliamo entrare? Si possono usare i cellulari dentro? Io ho fatto le foto, però non so. Allora entriamo, vi mostrerò il suo interno. Devi fare la sicurezza pure qua, però. Porca miseria. Vediamo se riusciamo a far vedere qualcosa dentro. Siamo dentro, davanti alla messa. Vi faccio vedere un po'. Per la passione del tuo figlio, ascoltaci. E per quanti subiscono scandalo a causa delle ingiustizie, perché non venga meno il nome della certezza. Vi ho fatto vedere l'interno. La vittoria del bene sul male. Preghiamo. Siamo vicini al servizio mortuario Roma, che come ben sapete le pompe funebri è il mestiere con il minor tasso di lamentele del mondo. In pochi, se non l'unico a lamentarsi fu Gesù. Infatti l'unica pompa funebre ad essere fallita è quella che ha seppellito Gesù. Voi che ne pensate? Mi assoluta il commercio. Come potete vedere, i miei compagni di avventura sono molto loquaci, quasi logorroici. Quindi adesso dove stiamo andando? Ah, il Palazzo dei Cavalieri di Malta. Dove? Palazzo dei Cavalieri di Malta. Se lo troviamo. Ci vediamo quando lo troviamo. Perché purtroppo tutte le mappe c'era una zona buia, quella pubblicità. Anche che mamma, insomma. Lavori geniaci. Nel nostro pellegrinaggio cosa abbiamo trovato? Un obelisco, esattamente. Abbiamo rubato più obelischi all'Egitto qui. Allora. Ma che bravo. Quindi adesso siamo al parco, non lo sappiamo. Ma quella fasulla, vero Cassina? Questa è col buco. La fasulla? Quella lì con la. Facciamo un giro del parco. C'è un'inquadratura che mamma mia fa invidia. Ha invidia.
Saluto Andoni. Saluto Andoni. Saluto. Salutate Antonini. Lo saluta. Sennò poi il tuo pubblico. Avete sentito? Per cui sono anche io, quello è il pubblico. Infatti. Lui fa parte del mio pubblico. Nonostante sia una delle persone a cui l'ho spammato per prima, il mio canale, si è iscritto solo adesso. Ho detto. Invece lì potete vedere l'haters principale del canale. Quello lì che adesso sta ridendo sotto i baffi che non ha. Vabbè dai, andiamo. Bene, muoviamoci nel parco. Facciamo un giro per il parco. Mostriamo il parco in tutto il suo splendore. Facciamo il video interattivo, volete che vada a destra o a sinistra? A fanculo! Bravo! In che direzione è fanculo? Ok, adesso video interattivo, cliccate a destra per andare a destra, cliccate a sinistra per andare a sinistra. E io vado dritto. Okay. Questo video non è più interattivo, è decisionale da parte mia. Acqua potabile, basterà filtrarla attraverso una maglietta, come ci insegna il buon Bear Grylls. Bear Grylls ha le barrette purificatrici. Vabbè, la nostra maglia è sintetica, quindi ha le barre purificatrici, ci permetterà di bere l'acqua. Attenzione, naturalisti che difendono la natura, quest'uomo vuole abbattere una foresta che probabilmente è vecchia di secoli. Secoli. Non sono tanto stessi gli alberi. E quindi? Quindi se prendono un anello ogni anno. Che c'entra? Vuoi abbattere una foresta solo perché sono giovani? Vuoi uccidere alberi giovani che potrebbero diventare vecchi? Certo. Termina finito subito. Ma perché non ti fai un utilizzo di una foresta? Io amo la natura ma preferisco la città. Allora, per fare la città non ho dovuto abbattere piano. Vabbè, ma non importa. Dovevamo vivere da qualche parte. Abbiamo molto più verde a Torino. Dove è il verde? Per Valentino in basso. Ovunque il verde, Tommy, mi stupisci. Elencami i parchi di Via Verdi. Vabbè, la bellissima. qualsiasi strada in cui tu vai a Torino, c'è un viale con gli alberi. Non è che se sono alberi vuol dire che la città è verde. È stata eletta città più verde d'Italia. Scusa. C'è Via Verdi. Aspettate, è stata detta città più verde d'Italia, quindi ricordate. Forse anche d'Europa, ma non ne sono sicuro. No, è nella top 10 d'Europa. Nella top 10 d'Europa. No, poi cerchiamo, c'è qualche fontanetta. Buone notizie, abbiamo trovato la fontana. Ci stiamo dissetando. Chi è? Si stanno facendo una festa là. Chiameranno i bambini a mangiare. Imbuchiamoci alla festa. Che cavolo sto facendo quelli qui? Io non capisco perché non mette a fuoco bene, si vedono i pixel. Tutto nero, tutto scuro. C'è il signore del parco che cammina in carrozza. Vada, non ci incischi. Siamo qua vicino al Circo Massimo. Non puoi far vedere il Circo Massimo. Non posso farlo vedere perché è là in basso, però se su vai avanti e scendi c'è il Circo Massimo. Lì ci sono le mura della cittadella. Tra i due alberi per far vedere la realtà della parte. Vediamo se riesco. Sì,
è piccolino. Vediamo, zoom. Se mi passa davanti. Guarda sopra. Sì, ma... eccolo qua. Sì, ma è tutto sfocato in pixel. Quello è che è dedicato. Non esiste il padre. No, no. Guarda che dice l'autorizzazione per utilizzare. Sei minorenne? Sì. Ah, poi chiamo i tuoi genitori e chiedo l'autorizzazione. Osserviamo i piccioni che fanno robe. Se vedrai YouTube già mi dice nei miei video ci sono tremolini in questi video, che cavolo mi dirà? Perché YouTube ti dice che ci sono tremolini. Vuoi sistemarlo? Nel tuo video c'è un terremoto, vuoi sistemarlo? Allora, lezione di italiano a Roma. Roma, però... rimanerai eterna dentro me. Ha messo anche la sei anche firmato. Un genio. No, non è firmato. Ah no, la data, scusa. Non si vedeva con gli occhiali. 2009. Non si vedeva con gli occhiali per i graduati, traparenti. Bene, video aggiornamento. Siamo qui in piazza San Pietro in Mondone. Dopo esserci fatti una leggera scalinata dove non si poteva passare. E quindi adesso abbiamo infranto le leggi, ci verranno ad arrestare, ma ne basta la pena? Lo scopriremo solo più avanti. Oh, se la fonte Acqua Paola è positivo. Grazie Acqua Paola per averci fatto arrivare fin quassù. A me se non andiamo in porta San Pancrazio, facciamo subito via Aldo Fabrizio e andiamo al Museo di Garibaldi, che è importante. Vedete il panorama? Poi andiamo in via passeggiata a farci una passeggiata, andiamo a fare già Nicola. Poi vede le mantellate, tutto il lungotevere della Farnesina, vediamo la lontana villa Farnesina. Poi vediamo Piazza Trilussa e andiamo all'isola di Perino. Poi passiamo dal ponte Fabricio che sarei io. E poi saliamo fino a Campo dei Fiori, che poi ti porta dritto verso via del Corso. Quindi adesso avete sentito tutto l'itinerario. E poi da via del Corso torniamo a casa pieni, perché tanto. Ormai torniamo alla stazione, che poi ci porterà a casa domani. Camminando. Ragazzi, welcome back. Sono Fabrizio, conosciuto anche come l'angolo di Cresi sul web. Siamo qui sempre a piazza... com'era? È scritta lì! È questa! Eccola qua. Dai, siamo a San Pancrazio. E cosa San Pancrazio? Siamo a San Pancrazio. Magari fosse una San Pancrazio. Qua vicino. E qua! Noi siamo qui! È uguale. Vedi, porta San Pancrazio. Ci sei preso... l'ulivo. Beh, welcome back, siamo sempre nel punto di prima. Iniziamo questo vlog. Ha reso conto della gita a Roma? È stata molto carina, molto stancante, i piedi ringraziano. Abbiamo visitato esternamente quasi tutta Roma. Internamente no, perché ci sarebbero voluti altri 10 giorni come e altri tanti euro. E altri tanti euro, perché qua ti fanno pagare pure l'anima degli immortacci, no? No, non è normale. Non in chiesa. Noi siamo andati all'altare da lì, all'Ara Pacis. Cioè, 13 euro l'ingresso. Ecco. L'anima degli... ok. Quale monumento? Mi stai inquadrando almeno, vedi? Sì, quale monumento è apprezzato di più? Però, il monumento cosa intendi? Gli obelischi o no, anche una chiesa va bene? Qualsiasi cosa. Sì. Anche, la vocazione di San Matteo.
C'è un monumento dentro un monumento. Mi è piaciuta di più San Pietro. Tutta San Pietro. Dal colonnato fino all'interno. Purtroppo non siamo saliti sulla cupola. Però anche lì. Torneresti a Roma? Torneresti a Roma? No, non può, non l'ho accettato la moneta nella fontana di Trevi. Minchia, devo tornare. Io l'avevo fatto. Beh, avete buttato le fontane. Io l'avevo buttata quando sono venuto e io anche io quando sono venuto l'avevo buttata, infatti sono qua. Mi spiace Fabri, tu non tornerai mai più. Mi spiace anche a me, ma Torino... Vorresti tornare? Mi piacerebbe tornare per visitare quello che manca all'interno, perché all'esterno abbiamo visto tutto. E quindi... Io vorrei tornare per vedere la metro C. La metro C non verrà completata prima dei prossimi altri 50 anni. 50 anni torna. Quello bellissimo, ci è piaciuto di più. Ovviamente il più imponente è stato questo, perché era bello, bello alto, però ce n'erano anche altri belli alti, forse questo. E ci vediamo a Torino Comics, già che ci siamo, se volete venire a trovarmi. Siamo tutti là. Faccio il raduno, sì, mi raccomando. A Roma l'hai fatto il raduno? Sì, non è venuto nessuno. Allora. Quindi... Avevi le magliette? Certo, sennò venivo nudo. No, le magliette da vendere. Perché dovrei venderle? Poi io sto nudo. c'è la nostra guida Tommaso che è fissato con l'acqua Paola. Gli hanno detto che fa miracoli. Forse gli piace solo il nome Paola. Conosci, hai qualche compagna di nome Paola che ti piace? Rosso, relativo, senza l'acqua. Cosa? No, parlava di Paola a Paola. E qua, come potete vedere, è un viale dedicato alle donne. Student Cast. XX, quindi è dedicato alle donne. Non mette fuoco! Bella a tutti ragazzi, siamo qui in un nuovo spacchettamento, spacchettiamo la mappa. Olè, abbiamo trovato... Trinity College, attenzione. Questa è violazione dei diritti di maggioranza. Prega un cazzo. Bene, ultima domanda per chiudere questo vlog. Mi rivela la mappa. Mi rivela la mappa. Io ti cambio un coso di più. Oggi è la giornata domenica delle palme, quindi viva le palme. Che un ulivo! Idiota. E infatti perché si chiama domenica delle palme? Se perché facciamo le palme, ma l'ulivo è il segno della pace, questa è la giornata della pace, quindi più felice. È fischia. Quindi viva gli ulivi, viva le palme. Questa è benedetta. E viva la figa, viva la figa e chi la castiga. Chiudiamo. Faccio una ripresa. La signora. Bene, questo è il resto dell'animale che ci siamo divorati. Questo è il mio, quello è il suo e l'altro non si vede. Animalisti, venitemi contro, forza, vi aspetto. Venite tutti. Non ho paura. Era buona. La carne non va sprecata. Questo animale sta bene adesso dove sta. Bene, siamo alla metro. Stiamo per abbandonare Termini, per andare a Tiburtina a prendere il pullman e abbandonare Roma. È stato bello.
bel viaggio, una bella esperienza, stancante, molto stancante. Come sono i vostri piedi? Le vostre gambe? A posto. Ci vediamo in pullman. Bene, siamo in viaggio. Stiamo per partire. Sono distrutti. Grazie Roma. Che ci vai a ridere?